Buongiorno, buongiorno a tutti. Un video un po' in un'atmosfera soft. Avrete già visto da qualche vlog, penso uno in particolare, che in casa è arrivato lui. Adesso lo tiriamo su senza rompermi le unghie, senza rompere manco lui. È arrivato il folletto VK220S, il nuovo acquisto da me fatto qualche giorno fa, non tantissimo tempo fa. Vi ho già spiegato comunque in un vlog passato che stavo valutando l'acquisto di un altro elettrodomestico. Adesso non sono qua a fare comparazioni varie perché un altro aspirapolvere, comunque si trattava del Dyson. Stavo facendo delle comparazioni così fra me e volevo condividerle con voi. Insomma, oggi però non siamo qua per fare queste comparazioni perché avete visto dov'è caduta la mia scelta. È caduta sul folletto. Questo è l'ultimissimo modello di folletto e io vi ho detto in un vlog che l'ho pagato praticamente la metà di quello che è il suo prezzo, meno della metà di quello che è il suo prezzo di mercato per gli accessori che ho comprato io comunque. E so già comunque che tanti di voi mi chiederanno come ho fatto, com'è che si può ottenere un folletto nuovo. Originale e ovviamente che non sia in alcun modo non vorrei dire rubato, ma comunque quello è il succo del discorso, quindi sottratto in qualche modo a qualcuno eccetera eccetera, perché sapete benissimo che la ditta tedesca che produce il folletto e anche il Bimby, se dovesse succedere qualcosa al vostro folletto, al vostro Bimby e al numero di matricola risalissero a il fatto che questi elettrodomestici siano comunque rubati, ovviamente non si possono rivalere su di voi che siete ignari consumatori, ma ritirano l'oggetto in questione perché risulta rubato e voi vi trovereste comunque con le pive nel sacco. Sappiamo qual è il metodo di acquisto classico di un folletto, cioè quello di ricevere a casa la visita eventuale, insomma, di un rappresentante, di una persona che vi fa una dimostrazione pratica di cosa fa il folletto, di quanto costa, gli accessori che possono eventualmente servirvi, e poi insomma vi dice il suo prezzo. Ci sono poi altri canali per acquistare il folletto, ovviamente canali leciti, lo ribadisco, che sono quelli di rivolgersi al mercato dell'usato. Io non so se quanti di voi conoscano la ditta comunque che produce il folletto e il Bimby, e sa che comunque sono oggetti che hanno una durata praticamente quasi eterna, cioè difficilmente ho conosciuto persone che hanno dovuto buttare un folletto perché si era rotto. Ci sono persone che usano il folletto per 30 anni. Solitamente il cambio lo si fa perché si vuole passare a un modello più comunque contemporaneo, più attuale, più recente. Stessa cosa che ho fatto io. Quindi, insomma, si può trovare anche se qualcuno diciamo vuole intraprendere questa strada, anche questo canale per poter acquistare un folletto, magari un usato, magari non usatissimo, un usato in buone condizioni, un modello un po' più vecchio, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un terzo canale, però, che si può utilizzare per acquistare un folletto, e sto parlando di folletti nuovi, imballati, mai usati e solitamente sono sempre l'ultimo modello, che è sempre quello di rivolgersi comunque al mercato dell'usato, ma diciamo in condizioni particolari. Cosa intendo con questo? Io non vi sto raccontando niente di strano, ma voglio soltanto condividere con voi la mia esperienza personale, perché so benissimo che questo tipo di cose sono sempre viste con un occhio un pochino critico e un pochino timoroso, perché comunque sappiamo che un folletto può arrivare anche a 2000-2500 euro, completo di tutti gli accessori, e pagare anche la metà significa pagare più di 1000 euro, in contanti a una persona pressoché magari sconosciuta, che non
non dà nessun tipo di garanzia e comunque è una cosa che molte persone temono di fare. Io sono qua a raccontarvi la mia esperienza perché non è un'esperienza unica, ma bensì è stata un'esperienza che ho fatto per ben 2 volte e con la quale per il momento mi sto trovando veramente bene. La prima volta che io ho acquistato il folletto in questo modo, che adesso vi spiego, ma comunque non è niente di strano, è stato con il modello che io avevo prima, cioè il VK140, che decisi di acquistare per cambiare il modello che io avevo, che era veramente un modello molto obsoleto, che io avevo preso e che usava mia madre quando abitavamo nella casa dove io sono cresciuta, che poi non utilizzava più perché è andata a vivere in un appartamento molto più piccolo e non le serviva più tutti gli attrezzi che aveva. Avevo chiamato a casa appunto uno di questi rappresentanti che mi aveva illustrato tutte le caratteristiche del nuovo folletto e mi aveva fatto un preventivo ovviamente molto alto, perché con gli accessori che io desideravo e che mi servivano, il preventivo diventava molto alto. Quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a cercare su questi siti, così inizialmente per curiosità, che sono praticamente i canali che utilizzano spesso tutte le persone per vendere cose nelle vicinanze, nelle poste, di dove noi abitiamo, insomma, che sono questi siti come subito.it, Kijiji, penso si pronunci così, eccetera, eccetera, eccetera. Su questi siti si trovano spesso offerte di persone che vendono folletti nuovi, mai utilizzati, comprati massimo qualche mese prima. Infatti il folletto che io ho acquistato adesso, siamo ai primi di gennaio ed è dei primi di giugno, quindi insomma ha 6 mesi di vita praticamente, 7 mesi di vita. Appunto, si trovano queste occasioni in cui si può trovare anche a 1000-1300 euro un folletto completo di tutto, completamente nuovo e con garanzia, comprese delle offerte che magari c'è in quel periodo. Sapete che a volte danno queste offerte con i sacchetti per tot mesi, sacchetti a vita, i borsoni, dipende dal periodo. La ditta che produce folletto fa delle offerte che variano a seconda dei periodi. E appunto vi dà questa possibilità. Per usufruire di queste, diciamo, occasioni bisogna avere alcuni accorgimenti che sono in realtà semplicissimi e permettono alle persone comunque di, secondo me, acquistare un oggetto come il folletto, che è un oggetto molto costoso, ma un oggetto che secondo me vale i soldi che costa, non vale sicuramente 2000 euro, ma la metà li vale tutti perché è un oggetto di assoluta qualità e credo di affermare, dopo i tanti anni di esperienza che ho avuto, il più performante che esista sul mercato mondiale, credo, nel suo genere, senza voler fare paragoni con cose come la Dyson, che io sbagliavo a cercare di paragonare perché comunque sono 2 cose completamente differenti. Usare alcuni accorgimenti e anche essere disposti, ad esempio, a spostarsi un po' per poter andare a ritirare questo benedetto oggetto, perché difficilmente trovate il folletto, l'oggetto che cercate, a 10 km di distanza. Può anche succedervi di dover fare 50, 60, 100 km, ma direi che per prendere l'occasione giusta è esattamente quello che bisogna, e comunque ne vale la pena, ecco. La prima volta che ho acquistato il folletto con tutti gli accessori, appunto il VK140 aveva tutti gli accessori, alla cifra tonda tonda, che è la stessa che ho speso adesso, cioè di 1000 euro. Prima di andare dove l'ho acquistato, appunto, che era una città che si trovava a 90 km da dove io vivo, mi sono informata molto bene con la persona che dovevo incontrare, innanzitutto del perché questa persona vendeva il folletto. Ci sono milioni di ragioni per cui le persone comprano un folletto o ricevono in regalo un folletto e poi lo rivendono. Nel caso di questo ragazzo, sua moglie aveva comprato qualche mese prima il folletto, lo stesso identico folletto, a rate, lo stava pagando. E questi ragazzi si sono sposati e una zia di questa della moglie di quest'uomo, insomma questo ragazzo che poi è venuto all'incontro, che non poteva venire al matrimonio in quanto molto anziana ma molto legata alla nipote, come regalo di nozze gli ha regalato il folletto completo, che è quello che poi ho avuto in mano io. Fatto sta che lui si è accontentato di questi 1000 euro perché era esattamente la cifra che sua moglie doveva pagare per finire di pagare le rate. In questo modo eravamo
diciamo tutti contenti perché lei finiva di pagare le rate e io avevo il mio folletto a 1000 euro. A queste cose bisogna stare attenti perché spesso e volentieri c'è un mercato dietro questi folletto bimbi, eccetera, eccetera, anche comunque un pochino un sottobosco di oggetti che sono esattamente rubati, comunque sottratti, e sono oggetti, come vi spiegavo qualche minuto fa, che se vengono scoperti vengono ritirati e voi non avete nessun tipo di garanzia, nessun tipo di cosa a cui rivalervi, ecco. La cosa da fare molto importante è ovviamente prima di recarsi a questi incontri vedere benissimo che si tratti del modello che voi cercate, che abbia tutte le caratteristiche che voi cercate, cioè accessori e cose varie, ma soprattutto se la persona è onesta e appunto non ha niente da nascondere, farvi fare una fotografia della bolla o fattura d'accompagnamento, che è quella che funge da garanzia sia per il folletto ma anche per il bimbi, per eventuali problemi che possono sorgere in questi macchinari, in questi elettrodomestici. Quando voi avete in mano una fotografia di questa bolla e avete comunque il numero di serie, comunque il numero che fa affidamento per la garanzia, potete tranquillamente chiamare il numero della ditta tedesca, che comunque rispondono in Italia perché è di Milano, la sede c'è a Milano, parlare con un operatore, dare questo numero di serie e farvi appunto dire automaticamente se questo folletto è un folletto comunque comprato regolarmente o che comunque purtroppo è stato acquisito in qualche modo non legale. In questo modo voi siete completamente tranquilli e potete acquistare tranquillamente questi oggetti che, vi ripeto, sono imballati, perché io in entrambi i casi ho ricevuto oggetti ancora chiusi nelle scatole che poi quando sono arrivata sul posto ho ovviamente tutte aperte per vedere che ci fosse tutto, perché ripeto, non si parla di cifre piccole, quindi bisogna rischiare fino a un certo punto. Quindi controllo tutto, ho controllato prima che questo numero di serie non fosse contraffatto, che fosse veramente un folletto acquistato, ed effettivamente era un folletto acquistato da questo ragazzo in questo caso. Quindi veniamo ad oggi, al folletto che io ho acquistato pochi giorni fa, che era andato a vivere con la sua fidanzata ad aprile, perché me l'ha raccontato. La sua fidanzata ha fatto un incontro con uno dei rappresentanti del folletto, ha voluto questo folletto, lo ha comperato completo di tutti gli accessori. A me manca soltanto quello per pulire i tappeti, ma era l'unica cosa che assolutamente non mi interessava, perché io non ho tappeti in casa e ne ho intenzione di averne perché ho animali. E quindi lui ha comprato questo folletto pagandolo 2150 euro per poi lasciarsi con questa ragazza, e comunque questo folletto, dato che l'aveva comprato lui, è rimasto a lui. Lui non sapeva più cosa farsene, voleva regalarlo alla madre, ma la madre ci ha spiegato, poi che siamo rimasti a chiacchierare un po', non lo ha voluto perché comunque ha una certa età e per lei era comunque un attrezzo un po' complicato, con tutte queste cose che ci sono comunque da sapere per utilizzarlo, e quindi non sapeva a chi darlo. A un certo punto lo ha messo in vendita, lo aveva messo in vendita da poco, quindi a una cifra un po' più alta, contrattando e col fatto che sono andata a prenderlo io, facendomi comunque 80 km insieme a mio marito, è sceso alla cifra di 1000 euro. Dunque, voi potete appunto in questo modo avere un folletto alla metà del prezzo, ma vi dirò di più: se a voi non interessano tutti gli accessori del folletto, potete averlo ancora di meno, perché il folletto che io avevo prima mi è stato venduto in maniera assolutamente regolare, appunto, perché io avevo la mia garanzia in mano e tutto quello che concerneva le varie sostituzioni in caso di guai, danni, eccetera, eccetera, rotture, con tutti gli accessori. C'erano gli accessori che a me allora, ora invece sì, ma non interessavano, come ad esempio il picchio o ad esempio la lavapavimenti, e sono due cose che io ho venduto allora, dato che erano completamente nuove ed imballate, guadagnandoci circa 500 euro per entrambi, perché erano nuovi, era l'ultimo modello da poco uscito quando lo acquistai io, il 140, come in questo caso, e quindi alla fine a me la scopa folletto con tutti i sacchetti per 6 mesi,
protesi, tutti gli attrezzi comunque tubi telescopici vari, il battimaterasso e la scopa, insomma quella classica, mi è venuto a costare circa 500 euro, praticamente regalato, diciamo per il prezzo corrente del folletto ovviamente. Vi ripeto, l'importante è che voi controlliate sempre che le persone siano disposte a inviarvi foto e numero comunque di serie, perché voi possiate prima di fare l'acquisto verificare che questi folletti non siano comunque, non abbiano delle pendenze, insomma, penali, nel senso che siano rubati, ecco. Quindi poi potete andare benissimo tranquilli perché una volta avuto in mano questo folletto, se questo folletto non ha nessun tipo di problema, voi è come se l'aveste comperato nuovo da un rappresentante. Qualsiasi problema possa sorgere, non ve lo auguro, voi siete tranquillamente coperti perché la ditta del folletto comunque offre assistenza in tutta Italia, nel senso che non c'entra se voi il folletto l'avete comprato a Modena e andate a vivere a Canicattì, basta che troviate un centro di assistenza a Canicattì, comunque potete portare il vostro folletto a sistemare in questo centro di assistenza. L'importante, ripeto, è essere in possesso della bolla o fattura d'accompagnamento. Spero di esservi stata utile anche questa volta. Arriveranno presto un sacco di video riguardo al folletto. Io vi saluto e come sempre vi mando un enorme bacione.